e io sto partendo da via Garigliano, la località di una centrale nucleare in Italia. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi puntata speciale del Diario di Viaggio on the road, qualche novità, una sopra tutte le altre. Oggi avrei dovuto parlare di un altro argomento del giorno e di un altro canale YouTube, ma vista una cosa che è successa proprio pochissimi giorni fa, ho pensato di cogliere subito la palla al balzo. Il 26 e il 27 aprile, sabato e domenica scorsi, c'è stato a Milano l'Itatube, il primo incontro tra youtubers italiani e da tutto il mondo. È stata una manifestazione molto interessante, a cui non ci sono stato, mi sarebbe piaciuto andarci. Da una parte l'ho saputo troppo tardi, dall'altra parte non avevo ancora al momento logistica per potermi spostare a Milano, però mi sarebbe piaciuto tantissimo andarci, ma per fortuna una cosa è venuta fuori dall'Itatube, ed è il motivo per cui oggi l'argomento del giorno concerne tre youtuber italiani che hanno lanciato un'idea, che finalmente qualcosa si muove nel panorama YouTube italiano, e quindi oggi vi parlerò di questi tre youtuber italiani molto velocemente, ma di più dell'idea. E voi direte subito: ferma, 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 aspetta Grizzly, tu oggi parli di youtuber italiani! Oddio, piove! Sì, obiettivamente c'è un tempaccio da cani, ha appena smesso di piovere. Non mi venite a raccontare che è colpa mia se piove, perché non esageriamo, anche se, come sempre, respiro, non c'è allergia, quindi non mi lamento della pioggia. Allora, dicevo, c'è stato l'Itatube, sono venuti youtuber italiani e youtuber internazionali, ci sono stati molti ospiti, per esempio Tyler Oakley, che è uno youtuber americano, giovane youtuber americano, che è considerato un po' il portavoce della comunità LGBT, un youtuber molto impegnato nel sociale, nella politica, e molto seguito il suo canale. Troverete nel doobly-doo informazioni, tra l'altro, su di lui, perché è uno youtuber che seguo e del quale vi avrei parlato più avanti. Ma soprattutto c'è stato questo filmato che hanno pubblicato tre youtuber, troverete nel doobly-doo la connessione a questo filmato, che vi riassumo. I youtuber di cui sopra sono Alice, di Alice Like Audrey, credo si dica così, scusami Alice, non seguo il tuo canale, Daniele, di Daniele Doesn't Matter, e Matteo e Luca, di HMAT. Nel doobly-doo trovate tutte le informazioni. E in questo filmato i nostri youtuber hanno visto una cosa, hanno parlato e ci parlano di quello che è il panorama YouTube internazionale, di come funzionano alcuni canali YouTube internazionali, di una cosa che, se ci pensate, l'avete vista nel mio scorso vlog, metto anche un collegamento al mio scorso vlog sul doobly-doo, la collaborazione tra youtuber. Quando vi ho parlato di Hybrid Librarian, vi ho parlato della collaborazione con Matthew Santoro. E vi ho parlato, comunque, quando vi ho parlato di Matthew Santoro, vi ho parlato di come c'è stato anche un contatto tra Matthew Santoro e me, ma soprattutto il problema è questo: molti youtuber italiani, molti canali YouTube italiani sono canali fini a se stessi, molti canali internazionali invece applicano collaborazioni, gli youtuber collaborano fra di loro. Allora, un'idea che è stata lanciata da questi youtuber, un'idea lanciata da Daniele Doesn't Matter, da HMAT, da Alice, è un'idea che intanto seguirò, è questa qua, è di lanciare l'hashtag Cosa Guardiamo. Io adesso nel mio canale ho una playlist che è intitolata hashtag Ash Cosa Guardiamo, e adesso io nel mio canale, nella sezione dei video che consiglio, degli youtuber che consiglio, la rinominerò, da domenica vedrete che è stata rinominata, e si chiama Cosa Guardiamo, Ash Cosa Guardiamo, e gli metterò di volta in volta, vi segnalerò gli youtuber italiani, a parte i classici, gli youtuber italiani che comunque ritengo che siano meritevoli di trovare uno spazio. E mi auguro che innanzitutto questo sia
un modo di diffondere la cultura dei canali YouTube. Sarò ben lieto se qualcuno vuole diffondere il mio canale segnalandomi nella sua playlist cosa guardiamo. È molto... sarebbe molto bello, perché così possiamo crescere tutti assieme, che è una cosa che appunto manca un po' alla community italiana di YouTube. Quindi comunque nel doobly-doo intanto vi metterò la connessione alla mia playlist hashtag cosa guardiamo. Vi metterò il collegamento ai canali di Daniele Doesn't Matter, di HMAT e di Alice. Vi metterò, poi vi parlerò con calma di questi youtuber, e per il momento vi metto la connessione ai loro canali, la connessione al video intitolato AAA cercasi community italiana di YouTube. Vi metto la connessione al video specificatamente pubblicato da Daniele Doesn't Matter. È lo stesso filmato pubblicato da tutti e tre i canali, però in ognuno dei tre canali alcuni link sono differenti. Comunque, troverete tutto nella descrizione. Mi auguro, per l'appunto, che questa possa diventare piano piano una piattaforma di lancio per le collaborazioni su YouTube, una piattaforma per innovare un po' il panorama YouTube italiano, che secondo me ha bisogno veramente di un pochino di innovazione. La cosa che manca un po'... ci sono canali indubbiamente molto interessanti in Italia, ma ci sono, consentitemi di dirmelo, molti canali che sinceramente, soprattutto come canali di YouTube Italia, sono un po' un appiattimento culturale, sono veramente un po' quella cosa che uno «sì, ok, ma c'è qualcosa di meglio, magari?». Questo è uno dei motivi per cui, come dicevo la volta scorsa, sono tentato pesantemente di aprire un canale YouTube in inglese, perché il mercato italiano è un po' strettino, un po' compartizzato. Già questo è un primo passo in avanti, è un primo passaggio che può portare a grandi cose. Mi auguro che porterà a grandi cose, perché sono del parere che la community YouTube italiana possa fare grandi cose, e non solo tutti assieme, anche da soli, ma si possa poter collaborare, possa essere comunque una grande esperienza, possa essere qualcosa di molto interessante. Ragazzi, questo è tutto. Io sto rientrando a casa, stamattina ho una giornata lavorativa infernale, quindi per il momento concludo qui. Se vi è piaciuto questo vlog, vi invito a fare pollice in alto, vi invito a condividerlo con gli amici, vi invito a iscrivervi al mio canale se volete. Come dice Roberto Cordero, è gratuito e sarete notificati tutte le volte che pubblico un nuovo filmato. Io già adesso uso il feed di YouTube per segnalare con il mi piace quando mi è piaciuto un filmato YouTube particolarmente interessante. Adesso comincerò anche ad aggiungerle i filmati che secondo me sono meritevoli alla playlist Cosa Guardiamo. Se siete youtuber, vi invito anche voi ad aprire la playlist Cosa Guardiamo. E non lo so, per concludere direi grazie a tutti. Ultima notizia velocissima: ho cambiato i titoli dei vlog, perché ho introdotto anche io l'hashtag. Potete commentare questo vlog, tutti i miei vlog, non solo nell'area commenti nel doobly-doo, ma anche, se volete, su Twitter o su Memi con l'hashtag, con le iniziali di Diario di Viaggio on the road, ossia l'hashtag DDVOTR. Ragazzi, grazie a tutti, ciao, alla prossima, a domenica prossima!